Buonasera Londra, la Pasqua è passata e la prova costume arriva. Quindi vediamo di capire quanti chilogrammi possiamo perdere in un mese. Scopriamolo. Ovviamente il titolo è provocatorio perché se io dico quanti chilogrammi puoi perdere in un mese, dipende. Se muori, tantissimi. Se perdi acqua, muscolo e grasso, un po' di meno, ma comunque tanti. Se perdi soltanto grasso e quindi dimagrisci, è ancora un altro conto. Le persone che vogliono perdere peso velocemente si dimenticano che sulla bilancia trovano l'acqua, che è il primo fattore che rapidamente noi possiamo perdere da un giorno all'altro. Quando vai a dormire hai un certo peso, al mattino pesi di meno. Che cosa è successo? I tuoi scambi metabolici portano una disidratazione notturna, principalmente attraverso il respiro, ma non solo, e quindi al mattino sei meno idratato e pesi meno rispetto alla sera. Ecco, poi il secondo fattore che noi perdiamo molto velocemente è il catabolismo proteico. Già dopo 20 ore si instaura un forte catabolismo proteico. E infine il fattore che invece vedi nel medio e lungo periodo è quello che ti interessa, ovvero il grasso. Quindi noi possiamo perdere anche 4-6 kg in un mese, ma quanti sono realmente di grasso? Pochi. Ovviamente più il deficit calorico è importante, più grasso stai perdendo, ma in proporzione anche più massa magra. Quindi il nostro obiettivo qual è? Non è quello di avere l'uovo oggi e non la gallina domani, anche perché la perdita di peso rapida aumenta molto velocemente la fame e le diete falliscono per motivi psicologici, non riesci più a seguire il piano alimentare, la tua volontà si è esaurita. Quindi oggi non rispondiamo alla domanda quanti chilogrammi posso perdere in un mese, ma qual è la velocità ottimale per perdere in modo fisiologico costante nel tempo il mio grasso corporeo. Le indicazioni che noi abbiamo per una perdita di peso fisiologica sono nelle persone obese dall'1 all'1,5% del loro peso corporeo a settimana. Quindi nelle persone molto grasse il tessuto adiposo ha un effetto di risparmio sulla massa muscolare, almeno che non parliamo di obesi sarcopenici che hanno poco muscolo, ne abbiamo già parlato in altri video. Più grasso hai, più questo riesce a proteggere il tuo muscolo dal deficit calorico. Quindi più c'è grasso, 1-1,5% del mio peso corporeo. Nelle persone in sovrappeso, normopeso, che vogliono dimagrire, il range si abbassa dallo 0,5% all'1% del tuo peso corporeo a settimana. Una persona di 80 kg sono 800 grammi, 400 grammi. Una donna di 60 kg sono 600 grammi, 300 grammi. Nelle persone magre, e che cosa vuol dire? Vuol dire negli uomini che scendono sotto al 10%, nelle donne che scendono sotto al 18%, questa quota è sotto lo 0,5% o massimo 0,5%. Pena, visto che il grasso non risparmia più il muscolo, è perdere più massa magra rispetto a quella che ci serve. Un dimagrimento fisiologico in persone che non si allenano prevede di perdere un terzo di massa magra, 2/3 di massa grassa. Questo rapporto in letteratura scientifica è ancora accettabile. Se fai una dieta corretta, ovvero tieni un buon quantitativo di proteine superiore allo 0,8 indicato, nelle persone sedentarie possiamo arrivare a 1,2 grammi per chilo di peso corporeo sul peso ideale. Negli sportivi le indicazioni ci dicono almeno 1,4, 1,6 fino a 2,5 in chi si allena. Questo
Quindi buon quantitativo di proteine, buon quantitativo di carboidrati, perché anche i carboidrati aiutano a preservare il muscolo, hanno un effetto di risparmio anche loro sul tessuto muscolare, perché i glucidi idratano le nostre cellule di più, grazie al maggior glicogeno muscolare, e evitano il catabolismo proteico, perché il nostro corpo ha sempre bisogno di glucosio. Se non le lo forniamo, lo va a prendere principalmente dagli aminoacidi, un po' dal glicerolo e un po' dall'acido lattico. La quota glucidica non dovrebbe scendere sotto i 200 grammi al giorno in chi si allena, in chi fa allenamenti glicolitici, anche 300 grammi. Il resto delle calorie che andiamo a tagliare sono i grassi. Mediamente anche qui si consiglia di non scendere sotto 0,6-0,8 grammi per chilo di peso corporeo. È logico che queste indicazioni vanno bene per una persona che si muove, che si allena. Se io ho un TDE bassissimo, questa è la mia normocalorica o addirittura la mia ipercalorica. Però questo è ancora un altro discorso, perché l'attività fisica, l'attività contro resistenze coi pesi, col corpo libero, nel calisthenics, quello che volete voi, l'allenamento di forza, l'allenamento di ipertrofia, protegge anche lui il muscolo. E quindi se volete perdere peso velocemente, correttamente, nei range fisiologici, allenatevi anche contro resistenze. Indicativamente, per rispondere a quanti chilogrammi posso perdere in un mese, un range corretto per un uomo medio sono 2 kg di grasso al mese, nella donna 1,5 kg, 1,2 kg di grasso al mese. Ecco la risposta. Se ne vuoi sapere di più, trovi tutte le strategie nutrizionali su Project Nutrition, la nostra Bibbia sulla nutrizione. Diventa padrone dei concetti e non essere più schiavo delle diete. Ci vediamo con un prossimo video. A presto!